Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. Come state oggi? In questo video vi propongo due look, come avete letto dal titolo, quindi trasformiamo un trucco giorno in un trucco sera utilizzando gli stessi prodotti. Questa che vedete adesso è la versione del trucco sera, ma io vi lascio direttamente al video così vedrete anche il trucco giorno. Un bacione! Ciao! Ok, iniziamo. L'occhio ovviamente è già preparato e ho già fatto anche la base che vi lascio linkata qui se volete andare a vedere come l'ho realizzata. Per il trucco giorno, ovviamente la chiave di lettura, comunque il punto chiave, è realizzare qualcosa di sì leggero, ma che si noti, ma che soprattutto ci faccia sembrare sveglie. Questo perché il trucco giorno ovviamente si va al lavoro, si ci alza presto, bisogna essere decenti, bisogna essere presentabili senza però ovviamente strafare, perché quindi tutto estremamente leggero. Mi farò aiutare dalla mia amica Androgyny Palette e andiamo ad iniziare il trucco. Ok, come primo colore, per andare ad uniformare la palpebra, vado a prendere questo qui che è Safe Word. Mi aiuto con un pennello abbastanza ampio e vado a stenderlo lungo la piega e la palpebra fissa. Sfumo tutto con movimenti molto ampi e circolari, che voglio dare questa ombra diffusa. Con lo stesso colore vado anche lungo la rima inferiore. A questo punto vado a prendere pochissimo di Charm e vado di nuovo lungo la palpebra superiore e lo concentro più verso la parte esterna, ovviamente facendo gli stessi movimenti ampi. Più utilizzate colori naturali e vicini al vostro incarnato, al vostro colore naturale e all'ombreggiatura naturale che l'occhio crea, più il trucco sarà naturale, leggero e adatto alla mattina. Ovviamente Charm l'ho steso anche sotto mentre parlavo. Prendo ora la Opulence di Zoeva e vado a prendere questo colore qui che è Society Figures. Lo stendo però con il dito. Non bagno il dito perché è un colore già pigmentato di per sé e vado a picchiettarlo sulla palpebra. Non lo rendo troppo pigmentato, ma voglio comunque dare questa fascia luminosa sull'occhio. Guardate che bello anche senza bagnarlo. Se voglio renderlo più intenso, vado solo nella parte centrale dell'occhio, prendendo più colore e picchiettandolo solo qui nella parte centrale. Dalla Brow Spectrum di Zara vado a prendere questo colore qui e lo vado a sfumare nell'angolo interno. Anche in questo caso faccio movimenti circolari, che voglio che sia sì luminoso, ma che sia una luminosità diffusa, quindi che si incontra anche con il colore che abbiamo messo sulla palpebra. Le regole base del trucco vogliono che di giorno il nero sia quasi completamente abolito per dare spazio al marrone, perché il nero è sempre troppo strong, sempre troppo forte per un trucco da mattina. Quindi nella rima interna superiore vado a stendere una matita nera, questa è la numero 13 di Cinecittà. In più a me piace tantissimo la rima superiore contornata di marrone. Sto attenta perché non voglio, ecco come ho detto, farla andare sulla palpebra e sporcare il trucco. Lungo la rima inferiore stendo una matita nude e utilizzo il Kajal di Wet n Wild. Ci dà subito quell'espressione fresca, sveglia, come se avessimo dormito 8 ore a notte. Un'altra regola del trucco giorno è che le ciglia non devono essere estremamente marcate ed estremamente cariche. Regola che io trasgredisco praticamente sempre, perché a me le ciglia, sia che sia giorno, sia sera, pomeriggio, quello che è, piacciono belle presenti. Altra regola del trucco giorno è che di solito si truccano solo le ciglia superiori e non le inferiori. Trasgredisco anche questa regola perché non mi piacciono le ciglia inferiori senza mascara. Quindi off camera vado velocemente a mettere il mascara e utilizzo la mia solita combo di Get Big Lashes Volume Curl di Essence e Miss Baby Roll di L'Oreal.
Ok, mascara messo, quindi gli occhi sono finiti, andiamo a fare le labbra. Di giorno aboliti i colori forti, quindi dalla Lip Artist Pro Palette di Catrice vado a prendere questo giallo qui. No, scherzo. Vado a prendere questo nude qua sotto con le dita e lo vado a picchiettare sulle labbra per dare colore ma non rendere tutto troppo preciso, e vado al centro con pochissimo gloss. Questo, ragazzi, è il trucco giorno finito. Avete visto, leggero, molto facile da realizzare, ma soprattutto non senza linee nette, quindi senza eyeliner troppo precisi, senza labbra troppo delineate. E ora passiamo al trucco sera. Ok, siamo uscite dall'ufficio, abbiamo finito la nostra giornata di lavoro, oppure abbiamo finito la nostra mattina di commissioni, di shopping o quello che avete fatto. È ora di tornare a casa, uscire per l'aperitivo con le amiche o cose varie, oppure truccarsi in ufficio prima appunto di andare a fare l'aperitivo con le amiche. Di solito quello che faccio io è non struccarmi mai, cioè io se faccio il trucco la mattina e poi il pomeriggio devo riuscire, non strucco mai quello che ho già fatto, onde evitare di stressare troppo la mia pelle. Quindi di solito ritocco un minimo la base con un po' di cipria se vedo che sono troppo lucida, ritocco il correttore se vedo che è andato un po' via, ritocco l'illuminante, risistemo un po' la terra eccetera eccetera, oppure risistemo anche le sopracciglia, ma non strucco e ritrucco mai. Ora, prima di tutto andiamo a togliere il rossetto e dalla Androgyny di Jeffree Star vado a riprendere Charm e vado ad intensificare la mia piega e l'angolo esterno. Vado a stendere il tutto con il pennello che ho utilizzato prima, che è questo pennello bello ampio. Come vedete questa volta non sto facendo movimenti estremamente ampi perché voglio il colore concentrato. Quello che faccio però è comunque portarlo un po' più in alto per ampliare la mia sfumatura. Con un pennellino più piccolo vado ora a prendere Dominatrix e vado nell'angolo esterno. Anche in questo caso movimenti precisi e non troppo ampi. A questo punto, se volete, potete sulla palpebra mobile andare a riapplicare il colore che avevate già applicato e che adesso è andato via sfumando. Io vado a stendere invece questo qui che è Imperial, vado a stenderlo sempre con il dito. E il colore che rimarrà sotto darà comunque un po' di sfumatura a tutto il trucco sotto. Riprendo il mio pennellino e vado un po' a sfumare i bordi. Riprendo un po' di Society Figures, che è il colore che abbiamo applicato prima, e lo vado a picchiettare al centro. Sulla palpebra inferiore, per non fare tutto troppo monocromatico e per dare un twist in più al trucco, vado a stendere questo colore qua sotto che è Swallow e lo applico con un pennellino abbastanza piccolino per essere precisa e vado piano piano lungo la rima perché voglio che il colore sia bello intenso. La parte dietro del pennello vado a sfumare il bordo sotto . Vado a prendere un pennellino piccolo e bagnando vado a stendere Dominatrix come mio eyeliner. Quindi prendo il colore all'interno della cialda, saturo bene le setole del pennello e vado
vado a bagnare e poi di nuovo all'interno della cialda. E ora con un pennellino vado a sfumare la parte centrale dell'eyeliner. Off camera ho reintensificato un po' il mascara e applicato la matita nera sulla rima superiore e inferiore. Vado ad intensificare l'angolo interno e vado a prendere frosting. Nell'angolo interno vado a stendere un po' dell'illuminante di Catrice. E utilizzo questo stesso illuminante sullo zigomo e vado appunto a reintensificare l'illuminante che avevo già messo. Labbra, stavolta aiutata con un pennellino, riprendo la Lip Artist Pro Palette di Catrice e vado a stendere questo color ciliegia qua. Questo, ragazzi, è il trucco sera finito. Come avete visto, ci abbiamo messo in realtà pochissimo, abbiamo usato gli stessi prodotti e abbiamo ottenuto un look completamente diverso. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quale dei due look avete preferito, se quello sera o quello giorno, e fatemi sapere se avreste abbinato diversamente, non so, il colore del rossetto o utilizzato colori diversi sugli occhi. Io vi mando un bacio enorme, come sempre vi invito a seguirmi sui miei social se non lo avete ancora fatto, li trovate linkati qui sotto nell'info box. Ovviamente trovate anche la lista con tutti i prodotti utilizzati per realizzare il trucco e i link dei video correlati appunto ai prodotti che ho utilizzato. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare la campanellina delle notifiche, così vi arriva un messaggio ogni volta che carico un video sul canale. Vi mando un bacione, ciao, alla prossima!